Bentornati a tutti sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Gelmini e questo è Roots of Strength. Oggi ho qui con me un foam roller e andiamo a vedere come possiamo utilizzare questo strumento dopo i nostri allenamenti per recuperare più velocemente, migliorare la nostra mobilità e aumentare la nostra performance. Probabilmente avete già visto prima il foam roller, che è un rullo di schiuma e plastica che ci permette di farci dei massaggi da soli sostanzialmente. Non sostituirà mai la mano di uno specialista perché è un lavoro completamente diverso ed è molto più efficace, ma non sempre abbiamo la possibilità di andare dal massaggiatore e farci trattare per risolvere i nostri problemi muscolari e aiutarci a recuperare prima. Ma il foam roller è uno strumento che ci permette di fare questo e, se usato con regolarità, fa sicuramente una grossa differenza. Come funziona? Allora, sostanzialmente lo posizioneremo per terra e passeremo i vari distretti muscolari sopra il foam roller, in modo che la compressione che generiamo del muscolo su questo vada a sciogliere il nostro muscolo, a portare dentro nuovi nutrienti, a far circolare meglio il sangue, quindi a stimolare il sistema circolatorio, ma anche il sistema linfatico. Tutta questa serie di cose rilasserà il muscolo e lo aiuterà a recuperare prima, quindi saremo pronti più velocemente per il nostro prossimo allenamento. Quindi adesso vediamo passo passo come utilizzare sui vari distretti il foam roller. Ci posizioniamo per terra sul pavimento e ci assicuriamo di avere dei vestiti comodi che non ci limitino. Partendo dai polpacci, piazziamo una gamba sopra il foam roller e da qui inizio ad oscillare avanti e indietro facendo scorrere il foam roller per tutta la lunghezza del mio ventre muscolare. Voglio stare proprio sul muscolo, quindi non voglio portarmi il foam roller dietro al ginocchio perché sui corpi tendinosi può causare un po' di danni. Dopo il lavoro di questa settimana i miei polpacci sono un po' indolenziti, quindi già questo mi sta causando un po' di dolore, ma non voglio assolutamente irrigidirmi. Dato questo dolore, voglio cercare di rilassarmi e lasciare che il foam roller sciolga il mio muscolo. Quindi, cosa importantissima sarà concentrarsi anche sulla respirazione che abbiamo durante l'uso del foam roller per facilitare il rilassamento della muscolatura. Quindi voglio fare dei respiri profondi mentre lo utilizzo. Mano a mano che la muscolatura si scioglie, posso applicare più pressione, piazzandoci l'altra gamba sopra. Non c'è una regola fissa su quanto voglio andare a utilizzare il foam roller sulla muscolatura, posso andare avanti finché lo reputo necessario e finché non avverto il rilassamento che desidero. Dopodiché, una volta fatto il polpaccio, possiamo incominciare a salire verso l'alto, quindi passiamo al bicipite femorale e lo massaggiamo allo stesso modo, sempre dal punto di inserzione al punto di origine del muscolo, cercando di rilassarci e respirare profondamente lasciando agire il foam roller. Ora sarà meno doloroso sicuramente perché il ventre muscolare è più grande, quindi si applica su un'area più grande la pressione e inoltre non ho tutto il peso concentrato avanti come ce l'avevo prima che ero sul polpaccio, ma adesso ho meno peso da applicare. Quindi nuovamente potrei cercare di fare più pressione servendomi delle braccia o delle gambe. Una volta fatto anche il bicipite femorale, continuiamo a salire e passiamo a una zona un po' più interessante, quindi andiamo a livello del gluteo. Mi appoggio lateralmente con la chiappa del lato che lavora sul foam roller. Attenzione adesso, porto il mio piede sopra l'altro ginocchio. In questa maniera andiamo ad allungare il grande gluteo. Essendo rilassato, allungato in questa maniera, riusciamo a scavare in questo muscolo molto grosso e andare a fare della pressione sul piriforme, che è un muscolo molto profondo che altrimenti non riusciremo a raggiungere. Questo muscolo ha la tendenza a infiammarsi e a fare gran parte del lavoro, quindi noi vogliamo assicurarci che rimanga rilassato, altrimenti potremo anche incorrere in un fastidio al nervo sciatico per la tensione che si genera a livello del piriforme. Quindi molto importante tenerlo mobilizzato e sciolto. Un altro dei vantaggi che possiamo avere dall'utilizzo regolare del foam roller è quello di migliorare la nostra mobilità. Infatti, se i nostri muscoli saranno più elastici, più morbidi e rilassati, saranno anche più propensi a muoversi liberamente. Ovviamente facciamo tutto quanto per ciascun lato, possiamo concentrarci di più su un lato se reputiamo che sia più teso rispetto all'altro, ovviamente.
Dopodiché, quando abbiamo fatto con il piriforme, procediamo, andiamo verso l'alto nuovamente. Generalmente la zona lombare è un punto che non voglio rollare, ma se proprio proprio voglio diminuire un po' la tensione, mi sdraio semplicemente sopra il rullo e lascio che il mio respiro faccia quella pressione che mi aiuti a sciogliere la muscolatura. Le persone che soffrono di problematiche alla schiena vogliono stare attente in questo caso a questa zona e possono anche prendere in considerazione il fatto di saltarla direttamente e andare direttamente sulla parte alta. Allo stesso tempo, se non abbiamo problemi a questa zona, non rollerei su e giù questa zona lombare, appunto, ma mi concentrerei solamente su un rilassamento statico. Passiamo adesso alla zona toracica, quindi di nuovo il roller è per terra, ci posizioniamo sopra, più o meno a livello delle scapole, qui possiamo di nuovo rullare avanti e indietro. Una cosa che mi piace fare dopo un po' che ho sciolto questa muscolatura è portare le mani dietro la testa, allungarmi un po' giù, fare un piccolo crunch buttando fuori l'aria e dopodiché allungarmi, rilassarmi giù, cercando di stirarmi bene il più possibile e inarcandomi attorno al rullo. Ripeto questo per 2-3 volte e dopodiché mi muovo di un paio di centimetri verso l'alto e ripeto per altre 2-3 ripetizioni. Questo aiuta tantissimo a mobilizzare la zona toracica in soggetti che sono molto rigidi in questa zona e non hanno la capacità di estendersi e quindi correggere la propria postura. Questo può aiutare davvero. Dopodiché ci spostiamo su un lato e andiamo a mobilizzare il dorsale applicando pressione attraverso il rullo. Quindi scendo giù fino a quasi la zona lombare e torno su fino all'inserzione nella spalla. Quando divento bravo e abbastanza mobile posso incorporare anche il tricipite in questo movimento, che è una cosa che mi piace fare, quindi da qua in cima scendo giù, vado sul tricipite, se voglio posso schiacciare anche con l'altro braccio e torno su. Impiglierà la maglietta inevitabilmente, ma questo non ci fermerà. Dopo aver fatto questo, passiamo al lato frontale del nostro corpo, quindi ripartiamo dal basso e andiamo sui quadricipiti. Quindi di nuovo, vediamo come posso mettermi in modo che mi si veda. Appoggio il foam roller appena sotto il mio inguine. Da qua dovreste vedere. Da qui salgo su verso l'alto, mentre il foam roller scende verso il basso, arriva fino al mio ginocchio e a quel punto ricomincio a discendere. Questo è molto efficace e generalmente è uno di quelli più dolorosi come esercizio, quindi vogliamo curare molto l'aspetto della respirazione e rilassare la muscolatura. In questo video tralascerò foam rollare la zona addominale perché è una zona molto delicata visto che ospita tutti gli organi digestivi e rollarla nella maniera sbagliata comporterebbe disturbare la nostra digestione. È un argomento a parte che tratterò sicuramente in seguito, ma comunque va approfondito a dovere in un suo campo apposito. Ora invece ci concentriamo su foam rollare i pettorali, i bicipiti e se vogliamo anche gli avambracci. Lo facciamo posizionando il roller verticalmente davanti a noi. Ci distendiamo piazzando il petto da un lato sopra il foam roller e adesso ci solleviamo in una specie di posizione di plank, piantando i piedi a terra e rotoliamo da questo lato. Quindi andiamo giù sul bicipite, torniamo indietro, pettorali. Pettorale, bicipite, se riesco a scendere bene arrivo fino all'avambraccio.
e ritorno. Anche questo può essere doloroso, quindi respiriamo e lasciamo che la muscolatura si rilassi. Ok, già dopo questa breve dimostrazione sento il lato destro del mio corpo un po' più rilassato rispetto al sinistro, quindi dovrò trattarlo in seguito non appena ho finito con il video. Comunque, considerate veramente l'utilizzo di un foam roller nei vostri allenamenti. Potete utilizzarlo all'inizio per sciogliere magari della muscolatura che, rimanendo rigida, non vi permette di allenarvi correttamente. Ma assolutamente potete utilizzarlo alla fine, dopo che vi siete allenati, in modo da facilitare il recupero su quella muscolatura che avete danneggiato e tornare ad allenarvi prima. Possiamo utilizzare quindi il foam roller per esercizi come questo di rilascio miofasciale, in cui andiamo ad ammorbidire la muscolatura, ma possiamo utilizzarlo anche per vari esercizi di mobilità, quindi se siete interessati a vederli, alcuni li porterò sicuramente sul canale, ma altri magari li conoscete già, li avete già visti, o comunque potete trovarli se siete interessati. Spero che questo video vi sia utile e vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video.